La provincia di Padova resta sempre altamente interessata dal numero di contagi da SARS-CoV-2. Alta, inoltre, la pressione ospedaliera nonostante l'impegno costante della sanità e gli appelli alla prudenza rivolti alla popolazione. Il numero degli attualmente positivi è un numero che rimane, permane da alcuni giorni, da alcune settimane sopra i 9.000, anche se pian pianino sta calando, quindi è un numero importante. E accanto a questo numero c'è il numero delle persone vaccinate finora, che sono 145.000 circa. E poi c'è il numero delle persone che vacciniamo ogni giorno, che si aggira tra i 6.000 e i 7.000 persone. Questo vuol dire che ogni giorno noi possiamo fornire 80 vaccini ogni 10.000 abitanti. Il nostro obiettivo è di raggiungere i 100 vaccini ogni 10.000 abitanti o addirittura i 130. Quindi abbiamo impostato una macchina per quanto riguarda la vaccinazione importante, che può arrivare agli 8.000-10.000 vaccini al giorno. Tutto questo dipende dai vaccini a disposizione, perché il problema nasce proprio lì. Questa mattina la doccia fredda. I due direttori generali dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben e dell'ULSS 6 Paolo Fortuna, in una conferenza congiunta, annunciano che la volontà di completare le vaccinazioni per i grandi anziani, gli ultra-ottantenni, subisce uno stop di qualche giorno. A causare l'arresto, da domani giovedì 1 aprile fino a mercoledì 7 aprile incluso, la mancanza di scorte del siero Pfizer, circa 17.000. Un danno considerevole per la campagna vaccinale. Solo nella giornata di domani si contano già 5.900 appuntamenti fissati presso i punti vaccinali UL6 annullati. Nel pomeriggio di oggi si è sperato fino all'ultimo nell'arrivo in regione di alcune scorte del siero Moderna, ritenuto dai medici sempre adatto agli ottantenni. Utile controllare quindi nel sito ULS 6 o seguire i notiziari per la riprogrammazione che verrà comunicata nei termini e nei tempi della sanità regionale. Ricordiamo che le vaccinazioni interrotte sono solo ed esclusivamente quelle per gli ultra-ottantenni, le altre coorti proseguono senza problemi. Inutile quindi recarsi presso i centri vaccino per chi ha più di 80 anni. Bello è quello di non recarsi a vaccinarsi, perché verranno comunque ricontattati per un altro appuntamento dopo Pasqua, a questo punto, quando avremo comunque a disposizione il Pfizer.